Ciao ragazze, ciao a tutti. Allora, nuovo video e come avrete capito dall'anteprima è un video in collaborazione con il negozio Perline Gioielli. Allora, due parole per quanto riguarda il negozio, lo trovate su Facebook, vi metterò tutti i riferimenti nel box informazioni, qualora ancora voi non lo conosciate. È un negozio che vende componenti, accessori, perline, Swarovski, Miyuki, chi più ne ha più ne metta. È gestito da una splendida ragazza che si chiama Graziana e che ringrazio per avermi offerto questa collaborazione con il suo negozio, che io ho accettato veramente con grande gioia. Proprio perché questo negozio viene gestito in una maniera, secondo me, eccellente. Vi spiego semplicemente perché, cosa mi aspetto io da un negozio, soprattutto da un negozio che comunque non ha un sito preciso nel quale io posso andare, riempire il carrello, togliere, fare. Gestire un negozio così con una pagina su Facebook, secondo me, richiede un notevole e maggiore impegno da parte di chi lo gestisce. E devo dire che ogni ordine fatto in quel negozio è stato veramente puntuale, eccellente. E, oltre al fatto che mi aspetto ogni volta che il materiale che scelgo sia perfetto, e su questo nulla da dire perché ogni ordine è stato impeccabile, lei è proprio un amore di ragazza, cioè una pazienza disumana, una cortesia senza uguali proprio. Ed è per questo che sono contenta di fare un video in collaborazione con il suo negozio. Allora, oggi andremo a realizzare un paio di orecchini e qualsiasi componente che mi vedrete utilizzare in questo tutorial molto semplice, è possibile reperirlo nel suo negozio. Quindi, niente, credo di aver parlato anche troppo. Vi lascio al tutorial. Per qualsiasi domanda potete fare riferimento a me sotto questo video per quanto riguarda la parte tecnica, mentre per quanto riguarda la parte materia prima, vi lascio i riferimenti al negozio Perline Gioielli. Vi lascio un bacio, spero che il tutorial vi piaccia e alla prossima. Ciao! Allora, questo è l'orecchino che andremo a realizzare. Come vedete, è davvero molto 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 semplice. Si tratta di utilizzare delle super duo e formare un piccolo componente a forma di fiore, dopodiché mettere una goccia come pendente. Allora, andiamo a vedere il materiale occorrente. Avete bisogno di super duo, io sto utilizzando queste che sono le turquoise, le Picasso. Poi avete bisogno di rocaille 110 dorate, delle 80 sempre dorate, ve ne serviranno veramente poche, 9 per ogni orecchino e una goccia. Questa goccia ha un foro che passa in alto, vedete? Ma se avete anche le gocce che hanno il foro passante per la lunghezza, potete comunque utilizzarle mettendole poi in un altro modo, agganciandole qui in un altro modo al componente principale. Allora, poi avete bisogno ovviamente di ago e filo per la tessitura. Allora, io sto utilizzando un classico filo tipo Miyuki, Wangina, non si vede all'interno della lavorazione, quindi non è necessario utilizzare un filo come Fareline. Potete però utilizzare, in mancanza del classico filo da tessitura, anche il semplice filo di nylon da 0,15 o 0,20, insomma non troppo spesso perché dovremmo ripassare nelle rotaie 110 qualche volta, quindi magari poi con uno spessore più alto avrete difficoltà. Allora, dovete iniziare ad inserire sull'ago 8 super duo,
Quindi inseriamo il numero. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E chiudete il lavoro a cerchio, ripassando nel verso opposto tutte le superrughe che avete appena inserito. Facciamo un paio di nodi. Bene, ok. Quindi a questo punto vi trovate, non è così semplice, ad uscire con il filo da questa superruo dal foro in basso. Ora che cosa dovete fare? Mettete sul lago una 8-0 e ci portiamo praticamente nella superrugo corrispondente nella parte opposta. Quindi, sto uscendo da questa, rientrerò con l'ago nel foro in basso di quella che mi sta praticamente di fronte, in modo da inserire la perlina che poi sarà il centrale del nostro fiore, della nostra margherita. Ecco qua. A questo punto dovrò rientrare nel foro superiore della superruota dalla quale sto uscendo. Se riesco a farlo un po' meglio. Aspettate. Ok. Quindi sto uscendo dal foro in basso, devo rientrare nel foro in alto e tiro il filo, magari non portandomi via nient'altro. Lo dico sempre, il bello della diretta. Ok, a questo punto dovremmo inserire fra una super 2 e l'altra una rocaille 8-0. Quindi inserisco la rocaille e entro nel foro superiore della super 2 che ho accanto. Quindi faccio in questo modo per tutto il giro. Inserisco il mio rotail. Il componente è molto piccolo, però spero che i passaggi siano ben chiari, anche perché è veramente molto semplice. Quindi completo in questo modo tutto il giro. Allora, ho terminato tutto il giro inserendo le rotaie 8-0. Adesso devo inserire la goccia, quindi sto uscendo da questa rotaia 8-0, inserisco sul lago 4 rotaie 11-0, poi inserirò la goccia, quindi come vi accennavo all'inizio, questa è una goccia che ha un foro passante in alto. Quindi io semplicemente passerò l'ago in questo modo. Qualora voi abbiate in casa, o comunque avete comprato già delle gocce che hanno il foro passante per tutta la lunghezza, non dovete far altro che dopo aver inserito le rotaille, passate quindi il filo, lo fate uscire dalla goccia, inserite una rotaia 11-0 e ripassate soltanto nella goccia fino a riuscire di nuovo dal foro in alto. Dopodiché proseguite come io proseguirò nel caso di questa goccia, quindi inserendo di nuovo sul lago 4 rotaia 11-0 e poi ripasserò nella 8-0 subito dopo, in questo modo. Quindi la goccia si posizionerà così. Proseguo tutto il giro inserendo tra una rotaia e l'altra 3 rotaie 11-0.
una volta, una seconda volta e una terza volta. In questo modo. Adesso, in corrispondenza dell'inserimento di questa goccia, vedete, di questa Super Duo, farò un inserimento di rocaille maggiore, esattamente 6. Questo perché mi preparo già la solina che mi servirà per agganciare la monachella. Quindi così almeno non farò ulteriori giri in seguito. Quindi ne ho inserite 6 e per le altre perline del giro proseguirò sempre ad inserirne 3. In questo modo. Perfetto. Allora, l'inserimento delle perline è praticamente completato. Quindi io adesso dovrò semplicemente ripassare il filo in tutte le rocaille in modo da bloccarlo e dare stabilità alla goccia. Quindi inserirò l'ago sia in queste perline. Entrerò di nuovo nella goccia e ripasserò le perline in tutto il giro, dopodiché farò un piccolo nodo e chiuderò il lavoro. Quindi, inserendo la monachella, il nostro lavoro è terminato. Ecco, i nostri orecchini ora sono completati. Come vi accennavo all'inizio, è veramente un gioiello da realizzare con estrema facilità anche per chi non conosce le tecniche di base, come quella per esempio del peyote, ma vuole semplicemente sperimentare le Super Duo o le Twin. È comunque un bellissimo paio di orecchini, molto d'effetto perché comunque giocando con i colori possiamo dare un contrasto sia al fiore che poi risaltare la goccia. Oltretutto, questo modulo del fiorellino è comunque un modulo molto versatile perché potremmo semplicemente creare più fiori, attaccarli e creare un bracciale o un giropollo. Questo potrebbe essere anche il pendente di un collier o semplicemente anche dei pendenti di orecchini fatti sempre con questo modulo. Io ho voluto trovare diciamo uno schema che mi permettesse di utilizzare le gocce per le quali io sono veramente malata, cioè, mi piacciono da morire, quindi volevo un componente che risaltasse la goccia come pendente, comunque una goccia importante e soprattutto non mi vincola per la misura, io potrei mettere qui qualsiasi tipo di goccia di qualsiasi grandezza, basta insomma organizzarsi qui in questo punto, dare il giusto spazio su questa Super Duo. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, che sia stato tutto chiaro e come al solito se avete domande richieste di consigli o non so, insomma, scrivete sotto il video come al solito e vi risponderò appena possibile. Con questo vi saluto e vi lascio al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!